Oddio! Sì, sarebbe bellissimo! Bella bevuta dal vostro Stella! Basta. Mr. Flame di quartiere. Benvenuti sul mio canale. Oggi ospiti The Sagers. Ma sono io The Sagers, lui è solo Pela, il meme. No, il canale dai, è mio, no, basta, no, questa storia ancora. Perché... Basta, no, sono io The Sagers. Vabbè, dipende dai momenti. Siamo partiti con il piede giusto perché oggi si fa cacciara. Si fa cacciara reaction, anzi reaction all'ultimo video, nonché canzone musicale di Follettina, che noi, come ben sapete, non abbiamo visto perché su questo canale le cose non si guardano prima. Real. Questo come Rubino, mi stava a servire l'ossigeno. Comunque, io ho già registrato un video su Follettina. Che è successo? Che ti è cascato? Hai fatto cascare il telefono. Insieme alla diva del tubo. Aspetta. E io questo video su Follettina lo vorrei far uscire dopo questo, solo se arriviamo a 20.000 like. Parlerò del dissing fake tra Follettina e Riccardo Dose. Se arriviamo a 20.000 like, so che questo video lo volete, no? Altrimenti vado ad andare. Io direi di non perderci troppo in chiacchiere e andare a cercare Follettina e Cringation. Santo cielo, Creation. Va bene, no. Oddio, Follettina Creation, la regina di YouTube. Produzione Lupin. Sappiate che essendo io il massimo critico musicale in Italia, non ve lo dimenticate. Non ve lo dimenticate. Sarò oggettivo, cattivo e basta. Poi che nego prima. Volevano essere politiche di corrette, ma scrivete. Ciao, ho appena creato con Wix. Ma vattene a fanculo, per cortesia. Per il mio portfolio d'attore. Ciao a tutti. Attore. Hai sentito questo attore? Sì. Da parrocchia. Ciao a tutti, follettini e follettine. E tornati in questa nuovissima storia. Ma chi è che mi chiama? Ma è il mio amico contabile. No, raga, ma io penso... Top inizio. Va bene, è geniale però, è geniale. Io posso solo che... Cioè, non posso fare altro che stimare tutto ciò. Geniale, no? Siete tutti d'accordo? Beh, oddio, non tanto però. Non tanto? Sto nella fase... Aiutatemi! Pronto? Ciao, Mary, tesoro. Ti va di venire a prendere un caffè a casa mia? Lui è tipo il manager. È quello che il web considera come il burattinaio, colui che pulisce il culo a Follettina. Ah, che se non sbaglio, dico, io ho sentito che è il suo manager. Gli mette il bavaglio che l'ha in bocca. Ma poi però ci sta prendendo tutti i soldi lui. Ma a me non me ne frega un certo, però vengo solo se il caffè lo faccio io. Ok, tesoro, ti aspetto. Ma pure quest'altro con sta cover. Oddio! Eccoti. Geniale, raga, questa è avanguardia. Top effetti, è una Follettina che compare. Ha fatto tipo un suono alla Dragon Ball, no, quando appaiono. No, esatto. Un sound design di livelli altissimi. Che madonna. Mary, ma lo sai a cosa stavo pensando? Con quale tonalità è stato detto? Tranquillo, lo so, è difficile, però per me è tarantiniana questa messa in scena. Oh, ma è una scena muta, cioè una scena a commento muto. Lo zucchero. Ecco. Tempi morti, ma che sei? Impeccabile. A che serve sta scena di lei che metto lo zucchero? Cioè, vai al sodo. 40 secondi di nulla. 40 secondi di nulla, ci devi perdere. 40 secondi di niente. Quanto dura la canzone? Un minuto io, e mezzo. Allora, prevedo la classica cosa del ritornello spammato. Sì, e poi tre frasi e ritornello spammato un'altra volta. Oppure una canzone grindcore che dura un minuto. Deathcore. Sì, vediamo, che sono super curioso. Vai. Oddio. Sì, ma è uguale a quel suo video là. Dimmi, Andrea. Che ne pensi se inventassimo una canzone di Follettina Creation insieme? Sì, sarebbe bellissimo. Oddio! Ma che cazzo di interpretazione? Non riesco a... No, non è che gli ha risposto con la tazza. Sì, sarebbe bellissimo. Tipo, what the fuck? No, è perfetto, ma... Aspetta, quanti erano i cucchiai di zucchero che ha messo in quel video? E io pensavo che mi stavi di quanti erano i sette nani, stava di ora. Come te la immagineresti? La madre! Io... Oddio! Oddio, ma che è? No, Dio! Dai, non mi sta
Io mi immaginavo esattamente così, il green screen cringissimo, lei che si fa prendere per il culo, ma secondo me sa anche di starsi prendendo per il culo, e quindi in realtà potrebbe sorprenderci o no. Guarda, io l'ho conosciuta, lei non è stupida come la gente pensa. Allora, lei sa di essere trash, e io qua prevedo tipo la cosa più trash possibile, sì, sì, fatta apposta per essere trash. Che cazzo? Cattiva Corciuccio. Ah, il ruolo negro! Ecco, questo, regà, questo... è sì, palesemente... ma anche con bavaglino! Comunque, regà, beat fatto, non lo so, con... capia, no? La quella delle medie? Sì. Mentre sciarara! Ma che figo! Un barbone, lo metti al posto di quello, è la stessa cosa, proprio! Oddio! Ma che c'ha il crostabito in mano? Ma non è quel coso di Mario Bros? È palesemente un... gli occhiali MLG, cioè, c'è presente il meme MLG, oh my god, che andava tipo nel 2012, basta! Che dire, follettine, follettini, ho le bamboline, che oddio, sono le mie bambine! Top prima, no, top prima. È una metrica proprio alla, rancoria, alla rancore proprio. Sì, sì. Io non vorrei mettere in pausa ogni due secondi, ma per non ce l'ho. No, non si può fare. Mi fanno un sacco pena però, lo sapete. Cioè, non lo so, mi dispiace un po' per loro. Sono molto tenera, simpatica e carina. Voglio tanto bene. Quel Ciuccio non è sexy con cazzo, mi fa venire da vomitare. Ah, vedi pure il montaggio, però c'è l'auto di un, già c'è un impegno, no, no, quella no, con quei lupi negri, una cosa, mamma mia, no, 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 no. Grandi tecnici. Ma che fa quello? Che se sta drogato? Che sta con no, bong? Vabbè, comunque è proprio il classico pezzo, proprio diciamo quasi da zecchino d'oro, volutamente sì, trash, con questo beat che sarebbe un po' la dance trash anni 90. Sì. È un mix tra Gabri Ponte e Paolo Gigi Hag, sì, stiamo là, insomma. Prodotta ancora peggio però vabbè, dai. Sì, che se la sentono le bambine dei 5 anni. Cioè, mi aspettavo probabilmente una cosa esattamente così, un po' meglio forse. Già è tanto secondo me per follettina, ma la canzone. Vabbè, lei sarà contenta però. Soddisfattissimo. Sì, quando era, anche quando era andata a pomeriggio 5. Starà al settimo cielo, starà secondo me. Follettina piccolina, la regina. Sì, sì, è un pene comunque, è un pene confermato. Follettina, poco 60 FPS. Vieni qui con me anche tu. Sono molto brava a preparare il caffè. Il mio cuore è dolce come il frappè. No, ma che rime sono? Lo sai che secondo me potrebbe essersi scritta il testo da solo, però la parte vocale non lo so, perché le melodie sono difficili da ricreare. No, lo so che no, no, dai, male. Aspetta. Secondo me no. Vabbè, io do un po' di fiducia comunque, dai. Sei troppo buono. O l'ha scritta lei o l'ha scritta al portale. È un po' da, cioè, mi fanno tutti bene e poi sono tutti brutti in colù. Sì, sì, uno. Io lo posso dire perché, insomma, cioè, guardateci tutti quanti, guarda mia testa. Guarda che roba. Vabbè, no, cioè, guarda che non no, è... ma è una cosa bella perché c'è una che abbraccia la bambola e l'altro che abbraccia anche stai. Non è scontato il fatto che lei faccia saltare il bambino a tempo con il quarto. Vuol dire che lei comunque è una mentalità musicale. Questo video conferma la teoria che Follettina è un'illuminata. Follettina, no, secondo me, c'ha un qui di 280 vabbè, e fa sì, finta. Alle elementari mi prendevano di mira. No, invece adesso vedi il mio video come gira. Ah, male, l'ha detto. Cioè, c'ha 40 anni. Parla delle elementari che la prendevano di mira. Vabbè. Che di solito poi uno te ne parla alle medie. Top sì, trauma. Top trauma. Maledetti, no! maledetti. Adesso guardate Follettina, che è la regina di YouTube. Forse l'ore d'ottasce. Ma tu non stai facendo girare i tuoi video per delle tue effettive qualità. Stai facendo girare i tuoi video perché ti stai facendo prendere di mira esattamente come alle elementari. Ma lì non ti chiedevano le foto. Quindi stai sbagliando. Vabbè, sta roba, basta! La telecamera ci ha abbandonato, cioè pure lei si è rotta anche lo stacco. Che cazzo fa quello dietro? Cosa sta combinando? Mamma mia, è il peggiore! Oh, lui è il peggiore! Quella a sinistra col bavaglino mi dà troppo fastidio, mi irrita! Mi irrita un botto! Ma che cosa fai? Giri così, ma che fai? Ma perché? Cioè, c'ha più senso con l'alieno, lo schiavo della diva! C'ha più senso la bambola! Oh, io e sta pianola di merda sotto! La pianola è bella. Oddio! La pianola sembra quando usi la prima volta analogo.
Ma che mi tocca vedere? Ah, la... vedi, il testo gliel'ha scritto Lupi Negvi. Ah, gliel'ha scritto lui. Cioè, ovvero quel deficiente, ma com'è possibile? Secondo me lei avrebbe scritto un testo migliore. Tutte le nostre speranze, o almeno le mie, di sapere almeno che Follettina è stata l'artefice di questo video e dell'organizzazione. Bam, svanite. Tutto svanito, quindi è stato tutto inutile. Che c'è da dire? Canzone trash, trash il video, montato male col green screen, così fa schifo tutto qua, fa tutto schifo! Tipo Lupi Negvi si incazza, io ho fatto la base e il testo, ma wow, e che base e che testo! Ah, proprio per quello non te devo dire. Ti dovresti vergognare, te ne dovresti. Sì, lui è il più scandaloso. Barbone, clochard, clochard, clochard! E che dire, follettini e follettine, iscrivetevi al canale, altrimenti sarete stupidi. Bella per voi, noi ci vediamo alla prossima. Ringrazio i The Suckers per aver partecipato. The Suckers sono io, basta! The Suckers è pela. Noi ci vediamo alla prossima. Bella per voi e accogliete il drone della Flame Zone.